troviamo a Breda di Piave, dove abbiamo scoperto questa bellissima villa del 1760, affrescata dal Bissone in tutte le sue parti. Abbiamo 1260 metri quadri di affreschi e la villa è tecnicamente storica perché alle spalle ha una bellissima storia, una storia raffigurata anche dentro un piccolo libro che stiamo mettendo a disposizione delle persone per fare conoscere proprio come si è sviluppata tutta questa vicenda che da un lato è sentimentale, da un altro lato è storico. Questa villa, come dicevo prima, è affrescata. Abbiamo veramente trovato delle cose importanti in tutte le sale. Raffigura proprio quello che il conte Spineta dal Vesco aveva intenzione di fare, perché era basato proprio sulla tecnica agricola. Lui amava l'agricoltura, voleva fare una scuola proprio per l'agricoltura e ne è nato fuori una bellissima opera. Questa esperienza si rivolge a tutti i turisti, ma anche i visitatori a livello locale che vogliono fare una esperienza apprezzando quella che può essere la storia, il fascino e l'arte di questa villa, soprattutto per quanto riguarda appunto gli affreschi di Bernardino Bison che la completano in tutte le sue parti. Proprio prendendo spunto da questi affreschi abbiamo pensato di offrire questa esperienza che abbiamo presentato appunto nel progetto Piave, che è quella della caccia all'affresco. Ovviamente Bernardino Bison, questa rassegna ha dato molto risalto a quello che sono i prodotti della terra, alla frutta, tutto ciò che è legato al mondo dell'agricoltura, e quindi noi abbiamo pensato di catturare l'attenzione dei turisti che vengono a visitare la villa attraverso queste cartoline, che fra l'altro sono anche pregiate perché sono stampate su una carta artigianale, dare loro una cartolina e far fare una visita alla ricerca del particolare che noi abbiamo evidenziato. Questo anche per permettere a tutti di avere un'attenzione diversa e quindi di non guardare in maniera superficiale il lavoro che è stato fatto. Per meglio presentare la villa e per meglio farla conoscere presenteremo un libro che poi sarà in vendita, all'interno del quale metteremo anche le cartoline appunto che faranno riferimento a questa esperienza.